Ciao ragazzi, sono DM81 e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. In questo nuovo video vi voglio parlare della punciuta. La punciuta è il rito di iniziazione che fanno gli uomini d'onore per entrare a far parte di Cosa Nostra. Poi vi voglio parlare delle regole che ogni uomo d'onore deve rispettare una volta che è entrato a far parte di Cosa Nostra. In particolare vi farò ascoltare la testimonianza di alcuni collaboratori di giustizia che parlano del loro rito di iniziazione. Però, per prima cosa, guardiamo la sigla e poi parliamo del rito della punciuta. Allora, raga, come vi ho detto nell'anteprima, nel video di oggi vi parlo della punciuta. La punciuta è il rito di iniziazione che ogni uomo d'onore ha fatto per entrare a far parte di Cosa Nostra. Bisogna dire che, prima di essere combinato in Cosa Nostra, ogni candidato viene affiliato, cioè viene affiancato a uomini d'onore, e questi uomini d'onore devono valutare se il candidato è degno di far parte di Cosa Nostra. L'affiliazione può durare anche anni, anzi può succedere che una persona rimanga sola e semplicemente affiliata, senza che venga mai combinato. La combinazione avviene tramite la punciuta. La punciuta è un rito simile a una pratica religiosa come il battesimo o la cresima. Il candidato viene portato in un luogo segreto. Lì un padrino ha il dovere di presentare l'aspirante uomo d'onore agli altri membri della famiglia. In quel momento avviene la punciuta. Punciuta è un termine siciliano che significa puntura. Il padrino prende uno spillo e con quello spillo punge il pomastrello dell'indice della mano con cui l'uomo è abituato a sparare. Il sangue viene fatto gocciolare su un'immagine sacra, solitamente viene utilizzata la santina della Madonna dell'Annunziata, perché i mafiosi la ritengono la santa protettrice della mafia. Oppure viene utilizzata la santina del santo patrone del paese che fa parte della famiglia mafiosa in cui si sta per entrare a far parte. Alla fine la santina viene bruciata fra le mani del candidato. In quel momento il candidato deve recitare un rito che dice che io possa bruciare come questa santina nel momento in cui tradisco Cosa Nostra. Il rito originale prevede che per fare la punciuta si deve utilizzare una spina di arancio amaro. Ora vi faccio ascoltare la testimonianza di alcuni collaboratori di giustizia che raccontano il loro rito di combinazione. Insomma, dare un certo occhio di riguardo, cercare di fare commettere qualche cosa che potrebbe essere contro a me. Allora avevano deciso di combinarlo, perché già a parte questo vedevano anche sempre il comportamento mio, osservavo, non chiedevo mai niente. Questo in Cosa Nostra c'è l'importanza della serietà, che quando una persona non viene mai, diciamo, a chiedere a un'altra persona più grande, dice: ma perché abbiamo fatto questo, non abbiamo fatto questo? Insomma, è una linea che si deve osservare e piano piano è come mettere dell'acqua della pianta e guardare questa pianta che va crescendo. E così anche in Cosa Nostra, praticamente noi osservavamo tutto quello che avveniva, non essere mai intricanti in qualche cosa che vede o che vede fare o che si sta facendo, tutte queste cose, ma piano piano si deve, diciamo, inculcare questa cosa dentro alla persona stessa, va, e quelli che ci stanno intorno valutano anche il comportamento, la serietà, queste cose. E piano piano, come infatti, da queste cose, dopo Totorrina, avevo chiesto a Filippo Marchese, mio zio, di cercare di combinarlo, però in modo che sia una cosa riservata, che non esca all'infuori di quelle, diciamo, tra lui e quelle che mi dovevano combinare. E così questa combinazione è stata fatta a Tavilla Milicia, in una villa di Salvatore Maniscalco. Infatti c'era stato, qualche giorno prima mi aveva chiamato Filippo Algano e mi aveva detto, dice, che sai, dice, in questi giorni ricorda che ci dobbiamo riunire, dice, ti faranno delle domande, dice, non facciamoci impressione, cose, perché
quel periodo che noi facevamo qualche cosa o commettiamo qualche crimine dentro qualche casa, qualche magazzino. Allora lui ha fatto una cosa in senso, nel mio bene, di non farmi allarmare di come è avvenuta questa situazione, perché logicamente questa combinazione è avvenuta in questa villa, e in questa villa c'eravamo io, mio zio Filippo, Pino Greco Scarpuzzedda, Giovanni Loiacono, Filippo Argano e Salvatore Maniscalco. Di cui nel momento opportuno che siamo arrivati qua in questa villa, mi hanno detto, loro erano tutti dentro, mi hanno detto di entrare, e mi sono deciso di chiudere la porta. Ma il momento in cui io sono entrato, non lo so, mi sono sentito un vuoto all'interno, perché ho pensato che se ho fatto qualche sbaglio adesso, non lo so, mi succederà qualche cosa, pagherò qualche cosa. Perché diciamo, quel clima che c'era in quel momento era come quando avvenisse qualche cosa di uccidere qualche persona, diciamo, che viene messo dentro un appartamento, viene attirato, diciamo. E in quel momento mi sono sentito anche io attirato di questo. Però nel momento in cui sono entrato, c'è stato questo voto, questo cambiamento di viso. Mio zio mi disse, dice, ma che c'è? Dice, stai calmo, non c'è niente, va. E io dice, no, niente, qua siamo. E di come mi dissero, ridendo, si sono messi tutti a ridere, e mi dissero, dice, c'era, se io volevo fare parte in questa organizzazione, chiamata Cosa Nostra, e gli ho detto, a me fa piacere. E c'era Filippo Argano, che ha avuto il piacere dell'iniziazione, diciamo, mi faceva da padrino, Filippo Argano, mi disse, dice, un piacere, io dice, co puncio, sarebbe, vengo combinato. Praticamente mi hanno preso una santina, mi ha detto con quale dito io sparavo, e mi mettono questa santina, mi fa uscire del sangue del dito. Appena accesa la santina, mi hanno il solito rito che se io un domani tradirò questa Cosa Nostra, dice, brucerò lo stesso come questa santina, questa immagine che si stava. E niente, e praticamente dopo questa cerimonia è venuta la presentazione di quelle che erano presenti, di Pino Greco, mio zio. Giovanni Loiacono, Filippo Argano, tutti quelli che praticamente viene il rito, mi dice, questa è la stessa cosa. Sì. Marchese, queste persone di cui lei parla, che erano presenti, ed anche il proprietario dell'appartamento, erano tutti uomini d'onore? Sì. Per evitare di fare un racconto troppo minuzioso, andiamo subito al momento in cui lei è stato affiliato a Cosa Nostra. Prego. Sì, io esco, diciamo, da carcere che mi portano in questura. Io esco della questura, che mi ricordo che era una strada a salita. Io però esco e vedo in lontananza, sulla mia sinistra, uscendo dalla questura, una Mercedes scura, non so, blu, insomma, o nera, insomma. Quindi io che mi dirigo verso questa Mercedes, e là c'era Angelo Nuvoletta, Enrico Bono, mi fanno salire, mi portano a Marano, e subito, la sera stessa, che mi fanno andare vicino a Villaggio Coppola, dove c'erano diverse persone, tra cui un certo Manuele D'Agostino, un certo Stefano Giaconia, un certo Giovanni il Bello, non mi ricordo per ora, Di Pasquale, Giovanni Di Pasquale, c'era un certo Federico Pinzetta, che dopo sono quasi tutte persone morte, e c'era un certo Pietro Vernengo. Questi stavano facendo uno scarico di sigarette. Quindi a me mi inseriscono, diciamo, che alla sera si andava sulla spiaggia, che arrivava, insomma, un moto peschereccio, insomma, noi scaricavamo le sigarette. Dopo alcuni giorni io vado, diciamo, al caseggiato di Lorenzo Nuvoletto. Alla mattina usciamo, io, Saro Riccobono, un certo Ciro Nuvoletto, un certo Angelo Nuvoletta.
andiamo in campagna verso il Carsettano, perché ci siamo allontanati una mezz'oretta abbondante. C'erano anche una squadra di donne che raccoglievano pesche, frutti, e in un caseggiato io vedo a Salvatore Rina, che per me mi passa, insomma, chi fa questo qua, e lui era là, insomma, aveva la sua stanzetta con un letto, insomma. Quindi il mezzogiorno mangiamo, facciamo coscettini di pollo arrostiti nella brace, insomma, nel fuoco, e stiamo tutto il pomeriggio assieme io e Salvatore Rina a parlare del più e del meno. Insomma, io che ci racconto tutte le mie disavventure, insomma, mi dispiaceva che, e lo vedevo in quello stato là, insomma. Comunque, io me ne ritorno, diciamo, mi riportano in questa villa vicino il villaggio Coppola. Dopo pochi giorni a me il Manuele D'Agostino mi viene a prendere e mi porta nella casa di Lorenzo Nuvoletta. In che periodo siamo? Siamo sempre negli 73, non so se è giugno o luglio, insomma, posso sbagliare di qualche mese, non è... Quindi è qua, insomma, a me mi vengo, io vengo fatto uomo d'onore, insomma, là c'è un certo Lorenzo Nuvoletta, c'era il Manuele D'Agostino, il Sarro Riccobono, un certo Bastimento, c'era un'altra persona che io non mi ricordo come si chiama. Comunque, dopo i preamboli, diciamo che tutto serio, io a Chiesaro Riccobono mi dice: ma tu appartieni a qualche organizzazione? No, ti ho detto no, non è. Ma tu con amici tuoi hai fatto giuramenti, hai qualche vincolo? Guarda, io non ne... Beh, allora dice, guarda, insomma, dice la mafia, dice esiste, la mafia, anzi ti posso dire, dice che è più importante di come, diciamo, la riporta la stampa, dice ha preso un ago, una spingola, insomma, che aveva una santina, mi punge un dito, accende questa, diciamo, immagine, insomma, dice ripete le parole che io dico, e quindi mi fa ripetere alcune parole, insomma, quelle più importanti erano che se io tradivo, diciamo, Cosa Nostra, che le mie carni potessero bruciare come questa sacra immagine. Dopo che si spegne, insomma, mi fa tutto un ragionamento, insomma, mi spiega alcune regole, però io, che si vedeva che lì per lì ero più confuso che persuaso, dice vabbè, avrei tempo, dice, di capire, ma comunque mi spiega le cose più essenziali, che Cosa Nostra vuol dire la mafia, che questa organizzazione è più importante di quanto se ne sapeva in giro, e così via. Alla fine del rito si diventa un uomo d'onore e non si può più ritornare indietro. L'unico modo per uscire da Cosa Nostra è solo con la morte. Poi al nuovo uomo d'onore vengono spiegate delle regole che deve osservare in modo scrupoloso. Quando venne arrestato il boss della mafia Salvatore Lo Piccolo, nel suo nascondiglio venne trovato un decalogo in cui c'erano scritte queste regole e sono: regola numero 1. Un uomo d'onore non può conoscere un altro uomo d'onore se non è un terzo uomo d'onore a presentargli. Regola numero 2. Non si devono guardare le donne degli altri uomini d'onore. Regola numero 3. Non si fanno patti con le forze dell'ordine. Regola numero 4. Non si frequentano né taverne né circoli, per evitare che si possa ubriacare e sotto l'effetto dell'alcol si possano rivelare segreti di Cosa Nostra. Regola numero 5. Se è il dovere di essere sempre a disposizione di Cosa Nostra. Regola numero 6. Si rispettano in maniera categorica gli appuntamenti dati da Cosa Nostra. Regola numero 7. Si deve portare rispetto alla moglie. Regola numero 8. Si deve dire sempre la verità quando si è chiamati per sapere qualche cosa. Regola numero 9. Non si può rubare ad altri uomini d'onore. Regola numero 10. Non può entrare a far parte di Cosa Nostra chi ha un parente stretto nelle forze dell'ordine, chi ha tradimenti sentimentali in famiglia, chi ha un comportamento pessimo e chi non tiene conto dei valori morali. Allora ragazzi, il video termina qui. Mi raccomando, se vi piace lasciatemi un like.
aggiungete un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione e soprattutto, se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube. In questo modo mi aiutate a crescere ed entrate a far parte della mia community. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!